Dal Vangelo di Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, solennità, festa del corpo e del sangue di Gesù, non poteva che raggiungervi dal miracolo eucaristico di Lanciano, il più antico miracolo eucaristico di tutta la storia cristiana, l'unico in cui sono presenti entrambe le specie, il pane trasformato in carne e il vino trasformato in sangue di Gesù. La storia di questo miracolo penso che la conosciate proprio tutti e quindi non c'è bisogno che io ve la racconti. Vi ricordo soltanto che sono stati fatti molti studi molto approfonditi che hanno portato a una conclusione: che quella carne è carne di un cuore umano, che quel sangue è sangue umano, che si comporta come un sangue fresco, come il nostro sangue quando viene prelevato al mattino per le analisi, e che coincide con lo stesso gruppo sanguigno della sindone. E questo deve aiutarci a riflettere, a pensare. Certo, ci sarà sempre qualcuno che negherà l'evidenza, ma noi, da credenti e anche da persone razionali e ragionevoli, siamo portati a credere senza ombra di dubbio che qui a Lanciano, in questo santuario, è presente il corpo e il sangue di Gesù. Corpo e sangue di Gesù che egli, Gesù, ha istituito durante l'ultima cena. E il Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato ci presenta il quadro originale, proprio il momento preciso in cui Gesù compie questi gesti, dice queste parole. Un po' come è successo alla famosa ultima cena di Leonardo, un restauro durato 20 anni per riportare quell'opera d'arte all'originalità che Leonardo aveva voluto dare ad essa, togliendo tutto ciò che si era aggiunto nel corso dei secoli, la sporcizia, il fumo delle candele, il vapore del cibo dei monaci che vivevano in quel convento. Riportato all'origine, l'opera d'arte è ancora più bella, ancora più stupenda, più splendida. Così è per noi l'Eucarestia, se la riconduciamo al momento in cui Gesù l'ha istituita. La prima cosa che ci dice Marco è una notazione temporale: il primo giorno degli azimi. È il tempo della Pasqua, il tempo in cui il popolo degli ebrei ricordava la sua origine in quanto popolo, in cui ricordava la liberazione dall'Egitto e perciò toglieva dalle case tutto ciò che era lievitato, tutto ciò che faceva ripensare al passato e quindi alla schiavitù degli egiziani.
La celebrazione eucaristica per noi è la celebrazione della Pasqua. Dobbiamo togliere anche noi dalle nostre case, dalla casa del nostro cuore, tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che ricorda la schiavitù, tutto ciò che ricorda il faraone e gli egiziani, cioè i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre superbie, il nostro orgoglio, il nostro ragionare secondo la logica del mondo, per essere azimi, nuovi, pronti a vivere nella logica della Pasqua, nella logica della vita nuova, della risurrezione. La seconda caratteristica è che la cena di Pasqua va preparata. Gesù chiede a due dei suoi discepoli, probabilmente a Pietro e a Giovanni, di andare a preparare per la cena e dà loro un indizio. Vedranno un uomo con una brocca che dovranno seguire. Era facilissimo riconoscere l'uomo con la brocca perché normalmente gli uomini non andavano alla fontana a prendere l'acqua e se qualche volta prendevano l'acqua la prendevano con gli otri, non certo con la brocca. Questo era un lavoro tipicamente femminile. Cosa ci vuol dire l'Evangelista con questa annotazione non casuale? Che per poter celebrare in modo autentico l'Eucarestia noi dobbiamo superare la logica del mondo e anche le appartenenze culturali e sociali. Ci vuole l'umiltà e il servizio che quell'uomo ha dimostrato facendo un lavoro che in quell'epoca facevano le donne. Se siamo umili, se siamo servizievoli, noi possiamo con autenticità vivere la nostra Eucarestia. L'altra annotazione è che arrivati nella casa dove dovevano mangiare la Pasqua, la stanza da preparare era al piano superiore. Se io e voi vogliamo celebrare bene l'Eucarestia, dobbiamo salire al piano superiore. Non possiamo rimanere rasoterra, non possiamo rimanere a pian terreno. Ciò che vive il pian terreno, ciò che vive il mondo, la sua logica, non funziona nella stanza al piano superiore. Per il mondo è importante il potere, il successo, il denaro, la fama. Al piano superiore, nella stanza dove si celebra l'Eucarestia, queste cose non hanno alcun valore, non contano nulla. Saliamo al piano superiore, entriamo nella logica di Gesù, che è logica di gratuità e di dono incondizionato. Entriamo nella logica del dono della vita, entriamo nella logica della comunione e della condivisione, se vogliamo davvero far festa al Signore. Durante quella cena, a un certo punto, Gesù prende del pane e prende del vino, ciò che serviva per alimentare la vita. Il pane rappresenta tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dal punto di vista fisico, dal punto di vista intellettuale, psicologico e anche spirituale. Il vino rappresenta la gioia della vita stessa. Gesù prende il pane e il vino e ci dice: diventate pane, diventate vino, perché lui aggiunge: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, cioè questo sono io. Assimilate il mio corpo, assimilate il mio sangue, diventate come me, fatevi cibo, fatevi alimento, diventate nutrimento per i fratelli e le sorelle, diventate portatori di nutrimento per le persone, diventate portatori di gioia per le persone. E nel pane e nel vino sono presenti anche altre caratteristiche. Essi sono dono di Dio e questo viene rappresentato anche dal fatto che Gesù benedice il pane e il vino. L'uomo non è proprietario esclusivo delle cose, le ha in uso, le cose sono di Dio. Lui ci deve mettere la sua parte e ognuno deve mettere la sua di parte. L'uomo ha arato il campo, ha piantato il grano, ha raccolto questo grano, ha piantato la vigna, ha raccolto l'uva,
La donna ha impastato la farina, forse ha aiutato a pigiare quell'uva. I figli, i bambini, saranno andati alla fontana a prendere l'acqua. Ognuno collabora perché ci possa essere il pane, perché ci possa essere il vino. Nelle nostre Eucaristie ognuno deve collaborare, ognuno ha il suo posto, ognuno ha il suo spazio perché l'Eucaristia sia davvero presenza di Gesù in noi, presenza di Gesù con noi fino alla fine dei tempi. Entriamo in questa logica. Poi Gesù spezza il pane e versa il vino. Le cose che abbiamo, proprio per entrare nella logica di Gesù, non le possiamo avere solo per noi. Le dobbiamo condividere, le dobbiamo spartire con gli altri. Dobbiamo creare, appunto, comunione. E per fare questo bisogna spezzare. Non si può restare così come siamo. Ci dobbiamo mettere in gioco. Dobbiamo spezzarci a favore degli altri. Allora la celebrazione sarà bella. Questa è la logica del quadro originale dell'Eucaristia. Questa è la logica che noi dobbiamo far nostra. Tante persone ci potrebbero chiedere: ma non basta una volta nella vita? Non basta una volta l'anno? Perché tutte le domeniche a messa? Perché partecipando all'Eucaristia ogni domenica noi rispondiamo a un nostro bisogno, il bisogno di cibo, il bisogno di gioia, ma rispondiamo anche a un bisogno di Gesù. È Gesù che ci invita per condividere con Lui questo momento di convivialità e di festa. È Gesù che ci ricorda ogni domenica il suo amore gratuito e incondizionato per noi. E sentirci amati è sempre bello, ed è sempre bello risentire con le orecchie del corpo e con le orecchie del cuore che qualcuno ci dice: tu sei amato da me, io offro per te me stesso, io offro per te la mia vita, io mi do in cibo a te, io ti offro la mia gioia. E poi anche un altro esempio, visto che andiamo verso l'estate. Le nostre spiagge cominciano ad essere piene di persone che vanno a prendere il sole. Forse non c'è un altro momento in cui si perde tempo come quando si prende il sole sulla spiaggia. Ma nessuno dice: potrei lavorare, potrei fare i servizi a casa, potrei fare altro. Spende quel tempo per prendere il sole, perché sa che il sole sarà la sua vita, sa che quel sole preso in estate lo aiuterà a stare bene per tutto l'anno, lo aiuterà ad essere più forte, più in salute, a poter affrontare meglio la vita. Ecco, partecipare all'Eucaristia è prendere il sole di Gesù. Ci aiuterà per tutto l'anno, ci aiuterà per ogni giorno, ci farà stare meglio e ci permetterà, come Gesù, di essere cibo e gioia per tutti. Auguri per questa festa. Partecipiamo sempre all'Eucaristia, accostiamoci al sacramento della Eucaristia e con questo nutrimento nel cuore, con questa medicina nel cuore, con questo pegno di immortalità, permettiamo a tutti, attraverso la nostra esistenza, di vedere Gesù in azione. Nostra Pasqua, nostra vita.